Ma già stiamo registrando, per cui cominciamo a fare un po' l'analisi. E oggi, diciamo, iniziamo con gli argomenti, come dire, introduzione abbiamo fatta, però ancora cominciamo con degli argomenti basilari per capire un po' come funzionano i nostri sistemi di analisi in spazio di stato. In realtà la linearizzazione è un concetto più ampio, non riguarda solamente i sistemi di spazio di stato. Vediamo un attimo in cosa consiste, diciamo, la linearizzazione, che è un'operazione apparentemente molto semplice. In realtà, diciamo, può dare origine a degli risultati un po' ambigui o comunque pericolosi. Allora, qual è lo scopo dell'operazione di linearizzazione? Quello che noi vogliamo fare è studiare un sistema dinamico rispetto a dei piccoli spostamenti rispetto ad una traiettoria nominale o un movimento nominale. Allora, qui in italico ci sono due parole per farvi un po' puntare l'attenzione. Uno è piccoli spostamenti e l'altro è nominale. Piccoli spostamenti, lo vedremo, facciamo diciamo una linearizzazione, nel senso che noi facciamo proprio uno sviluppo in serie che avete studiato in analisi. La validità di questa operazione è locale. Cosa significa? Quando è che smette di essere valido? Beh, non lo sappiamo, va bene? Sappiamo che è valida localmente, sappiamo che più ci allontaniamo dalle condizioni rispetto alle quali abbiamo fatto lo sviluppo, e meno è buona quella operazione, ma non siamo in grado bene di quantificare questo, diciamo, errore o questa approssimazione, più che errore, che facciamo. E poi nominale. Nominale che cosa significa? Guardate, noi, diciamo, possiamo studiare, possiamo definire un movimento cosiddetto nominale, ed è questo che abbiamo scritto qui. E cioè, se io prendo un certo UDT e dico questo è quello che mi interessa, per esempio voglio studiare una forza costante che sollecita un certo sistema dinamico, oppure l'assenza, quindi U uguale a zero, è una funzione del tempo, non ha nessuna particolare caratteristica se non che quella nominale, quella che sto studiando io. Ci metto una barra sopra e dico questa è quella nominale. Con certe condizioni iniziali, io a questo punto avrò un certo stato, che è la soluzione delle equazioni differenziali. Per cui, dal punto di vista puramente, come dire, notazionale, le mie equazioni differenziali non sono cambiate, ho semplicemente messo un segnetto che sta a significare che è uno specifico movimento nominale che mi interessa studiare. Guardate, ve lo ricordo un'altra volta, in questo, diciamo, argomento, la lezione di oggi si compone di tre argomenti. Questo argomento, quindi questo PDF, se guardate c'è la solita divisione di cui vi avevo già parlato, tempo continuo, tempo discreto, ma ci sono tutta una serie di parti in comune in cui io metto come argomento il punto, che sta a significare che voi questa frase la potete leggere senza cambiare nulla, sia per il tempo continuo che per il tempo discreto. Solamente per le equazioni metto le due colonne, e adesso, poiché l'argomento è assolutamente, diciamo, invariante nei due domini temporali, io lo presento così. Poi vedremo che invece a volte dobbiamo discutere i due domini separatamente. Ok? Allora, questo è, diciamo, una condizione nominale, e a questo punto io che cosa faccio? Faccio un studio di variazioni. Per cui, con la notazione segnato ho il mio movimento nominale, e invece l'ingresso, stato, uscita e condizione iniziale sono date da, è insegnato più un certo delta.
Va bene, quelli sono tutti vettori di dimensioni opportune, come sempre. Okay? Allora, a questo punto, come cambiano le mie equazioni? Beh, nel delta non mettiamo nulla, per cui nel delta la mia funzione è semplicemente questa, quindi questa è l'equazione differenziale che voglio studiare, è nella sua forma generica, qui c'è una F qualsiasi, faremo un esempietto dopo, però è una F su cui non faccio particolari ipotesi, e adesso voglio linearizzare, per linearizzare devo fare uno sviluppo in serie, va bene? Cosa ci ricordiamo dello sviluppo in serie? Che abbiamo rivisto brevemente, ma se io ho una funzione y di t uguale g, facciamo y di x uguale g di x, proprio generica. Lo sviluppo in serie ve lo ricordate? Che cosa devo fare qua? Per sviluppare intorno a un certo x con 0. Allora, per l'ordine 0 devo calcolare la derivata al punto x con 0 della funzione da sviluppare. Cosa scrivo qua? Subito, che derivata? Non credo. La derivata rispetto ad x. Scrivo subito la derivata parziale. Questo è già x con 0, quindi il valore della funzione nel punto in cui sto facendo lo sviluppo. Ok, il secondo termine invece. Più, qual è il secondo termine? La derivata parziale rispetto alla variabile che mi interessa. Valutata in x con 0. Valutata in x con 0 significa che io qua scrivo x uguale x con 0, quindi questa è una derivata parziale che è ancora funzione di x. Valutata in x con 0, alla fine questo diventa un coefficiente, va bene, numerico. Questo pure è un coefficiente numerico. La dipendenza da x è scomparsa. Per x meno x con 0, che è l'incremento, va bene? Poi derivata seconda. No, mi fermo al primo ordine. Che metto dopo? Dico che ci sono termini di ordine superiore, quindi io piccolo di x. No. Sempre della variazione, va bene? Ok, questa è una funzione scalare, ma se la funzione è vettoriale cosa cambia? Per cui io per esempio ho y funzione di x con y rm e x a rm. Che cosa cambia quando faccio lo sviluppo in serie? Allora, il gradiente al posto della derivata, vediamo che vuol dire. Qua io ho sempre g di x in 0, sarà un vettore, però è sempre un vettore di numeri, m per 1, ok? Al posto di x, che è un vettore di n elementi, metto il x con 0, che è sono condizioni numeriche, e quindi ho il valore della funzione in x con 0. A questo punto, dal punto di vista puramente notazionale, io scrivo la stessa cosa. Sto mettendo solamente la lineetta sotto, va bene? Non è che ho cambiato qualcosa,
Però adesso non la chiamo derivata parziale, lo chiamo gradiente. Cosa cambia? Me lo sapete dire? Mi sapete dire cosa cambia? Il gradiente è un vettore perché voi avete studiato solamente, se lei dice il gradiente è un vettore, avete studiato solamente m uguale 1, altrimenti non avrebbe detto il gradiente è un vettore. È giusto, in analisi avete fatto delle funzioni scalari di n variabili, non avete fatto funzioni vettoriali di vettori, se no avrebbe risposto in maniera diversa. Molto semplice, nel senso che è solo la notazione, però concettualmente è estremamente semplice. Se io ho la necessità di calcolare questo gradiente, che quindi sono le derivate parziali di una funzione vettoriale rispetto a n variabili, questo è uguale a dire che io devo calcolare m gradienti scalari, cioè quella funzione g con 1, g con 2, g con m, funzione sempre di n variabili dello stato. A questo punto ognuna di queste è quella che avete studiato. Jacobiano, allora avete studiato. Sì, cambiamo nome, ma concettualmente non è che abbiamo introdotto un concetto nuovo, è semplicemente più comodo, possiamo usare strumenti matematici diversi, possiamo fare cose diverse, ma rispetto allo sviluppo in serie di una funzione scalare, adesso che abbiamo funzioni vettoriali, non stiamo cambiando concettualmente granché. Abbiamo altre direzioni, va bene. Abbiamo come risultato uno jacobiano che è una matrice. Di che dimensioni? È una matrice M per N, le righe della Y e le colonne delle variabili rispetto alle quali stiamo facendo la derivata. Va bene? La parola jacobiano, che ha un significato matematico ben preciso, per lo stesso motivo la utilizzeremo molto anche in robotica. Bene, sarà sempre una matrice che ci darà in quel caso delle informazioni molto utili, molto ampie su diciamo il comportamento di un robot. Va bene? Ok, abbiamo fatto questo breve richiamo perché perché evidentemente adesso facciamo uno sviluppo in serie. Giusto una domandina, deve avere qualche ipotesi particolare la funzione G o scalare o vettoriale affinché io possa farne uno sviluppo in serie? Essere differenziabile. Allora, la matematica noi lo usiamo come strumento in questo corso, per cui solo quello che è necessario. Ci devono essere delle ipotesi, diciamo, di
continuità della nostra funzione. Essere sufficientemente dolce, non andiamo troppo oltre. Va bene? Per curiosità, i sistemi dinamici discontinui hanno bisogno di strumenti matematici diversi. Cos'è un sistema dinamico discontinuo? Una palla che rimbalza. Va bene? Perché voi avete proprio delle transizioni nette. Noi rimaniamo in sistemi che siano sufficientemente dolci. Ok, qui ho richiamato esattamente quello che abbiamo appena scritto, e quindi di cosa mi rendo conto? Che quando vado a fare la derivata parziale della f rispetto alla x, la f ha n righe, la x è di n elementi, per cui io ho una matrice quadrata n per n. Quando vado a derivare la f rispetto alla u, avrò una matrice n per p, dove p è la dimensione dell'ingresso. Per quanto riguarda le variabili dell'uscita, a questo punto le matrici, diciamo, dell'uscita, le righe sono sempre m, derivo rispetto ad x, quindi ho n colonne, derivo rispetto ad u ed ho p colonne. Quindi queste derivate parziali sono tutte quante delle matrici, degli jacobiani, e a questo punto, guardate, lo sviluppo in serie di questo oggetto qua Quando vado a fare lo sviluppo in serie di questo oggetto qua, io che cosa ho? Beh, io prima di tutto ho la necessità di fare che cosa? Di calcolare la funzione nel punto in cui io sto eseguendo lo sviluppo, che è il movimento nominale, va bene? Per cui io qui ho esattamente questa funzione qua. Levo i delta, molto semplicemente. Se levo i delta, io riottengo questa f qua. Capite che questo si semplificherà con questo. Bene? Per cui questo qua è uguale a f di x segnato, u segnato, più... Beh, a questo punto faccio prima la derivata parziale di f rispetto ad x per delta x, la derivata parziale di f rispetto ad u per delta u, e quello che ottengo è, beh, la derivata parziale di f rispetto a x, so che è una matrice n per n, va bene? Df su dx calcolata per x uguale x nominale e u uguale u nominale per delta x, va bene? Poi il resto sta scritto, diciamo, sugli appunti, manca df su du, ok? Quindi questo oggetto qua è una matrice calcolata rispetto a un movimento, quindi questa comunque sarà una funzione del tempo, perché il mio movimento non è detto che sia costante. Quindi la notazione, diciamo, è più o meno fastidiosa, ma in realtà alla fine io quello che ottengo è che posso sempre semplificare questo con questo e ottengo il modello dinamico, ovviamente lineare o linearizzato, quindi è per costruzione del lineare, rispetto alle variazioni. Eccolo qua. Guardate, tempo continuo e tempo discreto non cambia nulla. Perché? Perché noi abbiamo semplicemente fatto delle derivate, non abbiamo toccato il primo membro, quindi equazioni differenziali, equazioni di differenze nel nostro discorso fino adesso non sono entrate in questa lezione, per cui non c'è assolutamente nessuna esigenza di differenziare fra i due domini. Allora, guardate, io ho delta x punto uguale a delta x più b delta u, e y è uguale a, delta y uguale a c delta x più d delta u. Quindi con la linearizzazione
sono arrivato a qualcosa che era lo scopo, è uguale a un sistema dinamico lineare dal punto di vista, diciamo, formale, ovviamente rispetto alle variazioni. Ok? Una piccola, diciamo, proprietà che si perde, anche se parto da un sistema stazionario, non lineare stazionario, quando linearizzo io posso avere un sistema tempovariante, quindi, diciamo, questa proprietà generalmente non si conserva rispetto alla linearizzazione. Ok. Ma a questo punto ci divertiamo noi a fare una linearizzazione, me la fate voi. Però vi devo dare io l'informazione. Allora, queste equazioni sono quelle che descrivono la dinamica di un pendolo in cui l'ingresso è un motore che è calettato sull'asse del pendolo, l'uscita, in questo caso, diciamo, vabbè, potrebbe essere la posizione e o la velocità, quindi l'angolo e o la velocità angolare, però non ci interessa adesso. Lo stato, sistema meccanico è un sistema di secondo ordine e abbiamo detto che posizione e velocità sono tipicamente le due variabili, ma questo modello l'abbiamo fatto già nell'introduzione. Le equazioni che descrivono la dinamica sono x punto con 1 uguale x con 2, quindi la derivata della posizione uguale alla velocità banalmente, e poi la derivata della velocità ci dà l'accelerazione, quindi entra in gioco, diciamo, entrano in gioco le forze, e abbiamo quindi che x punto con 2 è uguale eccetera eccetera. Ora eccetera eccetera, seno di x con 1 è una funzione non lineare, quindi voglio linearizzare per utilizzare degli strumenti di analisi più semplici per studiare questo sistema. Ci sono altre non linearità qua? Una fonte di non linearità potrebbe essere l'ingresso è arbitrario. L'ingresso è arbitrario, ma voi dite, entra in gioco in maniera assolutamente lineare. Io posso decidere un ingresso, diciamo, non retroazionato, per cui un controllo a ciclo aperto decide io cosa metterci, sarà una funzione del tempo. Se retroaziono viene una funzione dello stato, lo faremo più in là, ma il suo ruolo all'interno di questa equazione differenziale è lineare, soddisfa il principio di sovrapposizione degli effetti. Bene. Nessuno è spaventato da questa divisione? O dalla potenza? Perché nessuno dice ma qua c'è una divisione e qua ci sta un L4? Ma sono coefficienti. Ok, non sono le variabili, è chiaro, vuol dire sono operazioni non lineari, ma io adesso la linearità la sto discutendo rispetto a stato e ingresso. Questi sono i parametri dinamici del mio modello. Ok, quindi questi sono numeri. Sono numeri che io devo avere. Ok? Va bene. Che informazione devo darvi per consentirvi di cominciare la linearizzazione? Vi devo dire il movimento nominale, altrimenti voi non potete, diciamo, cominciare, non sapete rispetto a cosa linearizzare. Bene.
un particolare tipo di movimento, che è quello più semplice adesso per fare questo esercizio, è stare fermo. Per cui quello che vi dico è: prendete la traiettoria di equilibrio caratterizzata dall'ingresso costante, e studiate il modello linearizzato. Va bene? Allora, se io voglio studiare la traiettoria di equilibrio, è chiaro che x segnato punto con 1 uguale a 0, poi io, vabbè, meno questo qua, vabbè, lo riscriviamo, facciamo le cose con 1, allora u vale mgl, per cui qua rimane g g fratto l, x con 2 è la velocità, per cui questo qua è uguale a 0 nel mio caso nominale. A questo punto qual è il valore di, diciamo, x segnato con 1? Ho un seno meno g su l è uguale a 90 gradi. Che cosa ho fatto? Beh, ho studiato molto semplicemente, quindi ho segnato con 1 uguale, ho segnato con 2 uguale a 0, e queste sono funzioni del tempo, nel senso che questo è il movimento nominale, che in questo caso è un movimento costante, allora di equilibrio. Che cosa ho fatto? Beh, ho messo proprio l'ingresso pari alla coppia che sostiene la gravità e ho messo il pendolo in questa posizione. Matematicamente funziona tutto, perché ho messo i numeretti esatti. Voglio studiare le piccole variazioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io veramente metto questa coppia, non posso pensare di conoscere la massa e la lunghezza con una precisione assoluta. Non esiste in ingegneria la precisione assoluta. Quindi io sicuramente non metterò u segnato, ma metterò un u che è u segnato più delta u, va bene? E voglio studiare il modello matematico a seguito di piccole variazioni, oppure magari sono bravissimo e gli ho messo esattamente quel u segnato, ma quando vado a mettere il mio pendolo in questa posizione non è pi greco mezzi, non è 90 gradi, è 90,002. Okay, cosa cambia? Per studiarlo ci facciamo una bella linearizzazione. Mi trovate voi a questo punto le matrici A e B? Fate proprio le derivate sul foglio.
ragazzi, chi è la F? La F è molto semplice, perché x punto con 1 uguale x con 2. Ok, questa è la F. La F è questa qua. La F. Nel caso generale è una F di x u t. Ok. Se vado a fare la derivata parziale di F rispetto ad x con 1, cosa ottengo? 0, perché non compare proprio x con 1, quindi questo qua è molto semplicemente 0. La derivata parziale rispetto ad x con 2, polinomio di grado 1, la derivata fa 1, e guardate, 1 costante, per cui alla fine questo qua è delta x con 2. Ok, la derivata parziale, chiedo scusa, questa è f con 1, questa è la prima componente di f, perché f è, cioè, la derivata parziale della seconda componente di f rispetto ad x con 1, quanto fa? Quindi tutto questo è f con 2 di x u t. Va bene? Quanto fa la derivata rispetto parziale rispetto ad x con 1? Allora, la derivata del seno e il coseno, la derivata del coseno e del seno. Va bene? E se il seno è meno o è più? Ricordo senza meno. Si ricorda? Senza? Vabbè, se è scritto, è scritto là, no, non è scritto là. Dobbiamo arrivarci. Ok. Quindi è meno g su L coseno. Crescente coseno è positivo, sì, coseno di x con 1. Adesso per x con 1 uguale x con 1 nominale per delta di x con 1. Ok? Adesso dobbiamo un attimo riflettere. Poi rispetto a x con 2 è meno k su m L quadro delta x con 2, e rispetto a u dove sta? È più 1 su ml quadro per delta u. Ok? È questa. Ok. Questa è la derivata parziale, ma io la devo calcolare nel movimento nominale. Ho utilizzato un particolare movimento nominale semplice, per cui il mio x segnato con 1 quanto vale? È un angolo, vale pi greco mezzi. Quanto vale il coseno di pi greco mezzi? Vale 0. Ma allora questo vale meno k su ml quadro e questo vale 1 su ml quadro. Quindi quando vado a calcolare le matrici, metto chiaramente, no, questo è f con 1 delta x con 1, f con 1 delta x con 2, f con 2 delta x con 1, vale 0 solamente adesso, solo per questo specifico movimento, meno k su ml quadro per delta x con 1. E per quanto riguarda b, beh, vale 0 chiaramente sopra e 1 su ml quadro. Ok, io ho il modello matematico linearizzato, quindi io posso studiare piccole spostamenti rispetto a questo movimento nominale che è stare fermo in questa posizione. Ad esempio, non l'abbiamo ancora fatto, ci arriveremo. Mi dite quali sono gli autovalori di questa matrice? Come l'avete fatto a mente? Siccome è diagonale, allora sono quelli. Non è diagonale.
Lei come l'ha fatto? Pure lei ha detto il diagonale? Sì? Diagonale è gli elementi sulla diagonale. Possono essere diversi da zero e tutti gli altri devono essere zero. Allora ragazzi, in questo caso ci sono due modi. O vi ricordate che triangolare superiore o triangolare inferiore comunque hanno gli elementi sulla diagonale, gli autovalori, quindi è corretto, è 0 e meno k su ml quadro, ma perché triangolare superiore questa, ok? Triangolare superiore, tutti gli elementi che sono fuori sono nulli, oppure 2 per 2 la possiamo fare a mente, va bene? Comunque sono 0 e meno k su ml quadro. Va bene, ci interessa più o meno, diciamo, dipende. Meno k su ml quadro è positivo o negativo oppure è incerto? Lo so, lo conosco il segno di questo numero. Vado a vedere la fisica, cioè vado a vedere cosa descrive questo sistema. Sono tutti numeretti che devono essere forza positivi in questo caso, perché uno ha una lunghezza, uno ha una massa e uno ha un'altezza. Quindi questo numero qua è minore di 0. Ok, non l'abbiamo fatto, lo faremo. Gli autovalori svolgono un ruolo che è parente prossimo a quello dei poli, quindi io già comincio a pensare, ho un polo nell'origine e uno minore di 0, quindi posso studiare il modello linearizzato. Ok, facciamolo adesso con ingresso nullo. Calcolatemi velocemente le matrici. Velocemente, perché noi abbiamo già fatto tutti i calcoli. Noi abbiamo già la derivata parziale in forma simbolica, l'abbiamo già, dobbiamo andare solo a sostituire cosa? Beh, ingresso nullo, x segnato punto con 1 è sempre uguale a 0, perché decido sempre che sia un punto di equilibrio. Quindi x segnato punto con 2, beh, x segnato con 2 uguale a 0, perché la velocità, quindi il seno deve valere 0. Ok? E quindi o 0 o 180 gradi, e sono i due disegnini che sono messi là, sono le due configurazioni. Quindi a questo punto vi chiedo di calcolare le matrici A e B. Cosa facciamo? Beh, abbiamo già fatto il calcolo simbolico, qua non cambia niente, qua rimane 0, la derivata parziale di f con 1 rispetto a x con 1 rimane 0, la derivata parziale di f con 1 rispetto a x con 2 rimane 1, rimangono tutte uguali, tranne, beh, l'unica cosa che è cambiata, l'unica cosa in cui, per questo esempietto semplice, in cui è rimasta la dipendenza rispetto al movimento nominale, è la derivata di f con 2 rispetto ad x con 1, che abbiamo meno g su l per il coseno di x con 1. Il coseno di x con 1 nel primo caso, non devo uscire se no esco dall'inquadratura, nel primo caso qui ci devo mettere un angolo 0 e il coseno quanto vale? Vale 1, e quando ci metto pi greco vale meno 1, e allora guardate, ottengo una cosa abbastanza interessante. Ottengo due matrici dinamiche in cui cambia solamente un segno. Gli autovalori di queste due matrici dinamiche me li sapreste calcolare? Allora, non voglio che me lo facciate a mente, però facciamo un ragionamento sulle autovalori. Ok, numericamente qualsiasi cosa ci serve ce la facciamo fare al MATLAB, però il ragionamento lo dobbiamo fare noi.
stessa matrice, lambda i meno a, e devo porlo uguale a 0. Quindi lambda meno 1 più o meno g su l, mettiamo tutti e due i casi, no? Mettiamo, e poi lambda meno meno più k su ml quadro, va bene? Il determinante prodotto di diagonale meno il prodotto dell'antidiagonale, vale solo per il 2 per 2. E allora io so che questo è lambda quadro più, mettiamo un coefficiente a per lambda, e poi guardate, meno meno, vado a cambiare il segno, me ne frego, faccio più o meno un coefficiente a con 1 uguale a 0. Che cosa, perché ho fatto così? Lambda quadro più un certo coefficiente per lambda più o meno coefficiente uguale a 0. Ho scritto solo le informazioni che vi servono per fare il ragionamento. Gli autovalori nei due casi sono gli zeri di questo polinomio, questo è il primo caratteristico, va bene? E che cosa sto mettendo in risalto? Nei due casi abbiamo uno coefficiente di lambda quadro per costruzione, poi un certo numeretto che non mi interessa, ma se vado a vedere so che è positivo, e poi un altro numeretto che cambia segno nei due casi, indipendentemente se era positivo o negativo, il fatto che cambia segno nei due casi, vi ricordate le regolette per sapere il segno degli zeri di un polinomio del secondo grado? C'è una delle regole che dice che io devo andare a vedere le variazioni o le permanenze di segno, ok? Quindi in questo caso io ho una permanenza e poi ho una variazione o un'altra permanenza, non ricordo la regola, non mi interessa, vuol dire che in un caso avrò un autovalore positivo e nell'altro avrò uno negativo, ok? Quindi questa è l'informazione che mi serve. Poi quando io vado a fare l'esercizio al calcolatore, io qua ho proprio dei numeri e mi faccio dire proprio il valore numerico, lo faccio dire dal programma. Però la cosa importante è che in questo caso io ho due, un cambio di segno. Era così sorprendente. Guardate un attimo. Che cosa ho qua? Una posizione di equilibrio con un pendolo messo in questa posizione, una posizione di equilibrio con un pendolo messo in questa posizione. Cosa fa la linearizzazione? Mi dà lo strumento per studiare delle piccole variazioni. Se io non ho piccole variazioni, nominalmente rimane tutto fermo. Nominalmente zero. Zero è l'angolo, la forza che gli sto dando è zero, la velocità è zero. La stessa cosa qui, forza zero, vabbè, forza, coppia zero, e non si muove nulla. Studiamo piccole variazioni. Le piccole variazioni possono essere piccole variazioni dell'ingresso e piccole variazioni dello stato. Allora, con la sola intuizione, una piccola variazione del facciamo dello stato vuol dire che l'angolo, per esempio, non è zero, l'angolo è un grado con velocità zero, quindi cambiamo solamente uno dei due elementi. Cosa succede nei due casi? La sola intuizione. Fate semplicemente una condizione iniziale leggermente diversa e immaginate cosa succede nei due casi. Nel caso angolo uguale a 0 abbiamo una variazione dell'uscita, nell'altro caso una variazione dell'uscita. Allora, nel caso a sinistra, che cosa posso immaginare? Ho un grado, conoscendo solo sulla base dell'intuito, dico questo oscilla e torna a zero. Perché torna a zero? Perché c'è l'attrito, ok? Quindi la stabilità non l'abbiamo ancora vista, però il concetto è lo stesso e quindi già ce l'avete. Quindi se io dovessi pensare a dei poli di quella funzione di trasferimento, li penserei asintoticamente stabili, una piccola variazione torna alla condizione iniziale. Ovviamente quello di dopo è il contrario, tende a scappare dalla posizione di equilibrio. Io dico tende a scappare, ci sarà un autovalore instabile, ma poi il mio modello già non è più valido, basta che è qualche grado, cioè vuol dire piccoli spostamenti, che vuol dire? Dipende.
La cosa importante, tende a scappare, basta, il mio modello non è più valido quando è andato via. Quindi lì tende, e chiaramente questo viene, si rispecchia negli autovalori della matrice dinamica del modello linearizzato. Va bene? Quindi il modello linearizzato ci serve per studiare piccoli spostamenti rispetto a un movimento nominale. L'esempio lo abbiamo fatto per una posizione di equilibrio, ma vale per il movimento nominale. Bene? Per cui ho il mio bravo aeroplano, il modello rispetto a una situazione, per esempio, di crociera, lo posso linearizzare, ed è quello che si fa. Va bene? Certo. Nel caso della matrice dinamica, qual è in questo caso? Noi avevamo che nella prima linea il secondo elemento era uguale a 1, però in questo caso x con 1 punto era uguale a 0. Non credo di aver capito la domanda. Noi abbiamo x con 1 punto uguale a 0. Questo è sempre delta. Queste sono le variazioni. Il nostro modello matematico questo è il modello matematico, quindi il movimento nominale che ci interessava aveva x con 2 uguale a 0, va bene? Ma delta x con 2, no, delta x con 2 è l'integrale di delta, e, di delta punto, no? Per cui dipende da, dalla dinamica, va bene? Ok, allora vediamo un altro piccolo argomento, una cosa molto breve e diciamo, il modello esplicito. Che vuol dire il modello esplicito? Io ho delle equazioni differenziali del primo ordine e vi ho detto che la gran parte del corso noi la svolgeremo rimanendo in ambito lineare. Però allora, se io vado a prendere un testo di analisi, io conosco qual è la soluzione dell'equazione differenziale. E la, adesso la calcoliamo, si chiama modello esplicito, in realtà noi conosciamo la soluzione, cioè noi siamo in grado di calcolare, dandogli un certo U in ingresso e certe condizioni iniziali, qual sarà la X di T. Ma allora, se io sono in grado di trovare la soluzione, a che serve un corso di teoria di sistemi? Beh, ci facciamo poco con la soluzione in forma analitica, non ci dà tutte quante le proprietà che dobbiamo studiare dei sistemi dinamici se vogliamo tentare almeno di applicare, di implementare tutte le possibili applicazioni che abbiamo visto nell'introduzione. Adesso vi faccio vedere, modello esplicito, vi faccio vedere qual è la soluzione. La troviamo anche, facciamo vedere, i passaggi sono molto semplici. E ci dà molte informazioni, ci faremo tutta quanta l'analisi modale, capiamo molto dal modello esplicito, però purtroppo diciamo, non è sufficiente per tutta una serie di applicazioni, che sono quelle che vedremo durante il corso. La prima cosa che osservo è che comincio con uno dei due domini, perché chiaramente devo risolvere equazione di differenza nel caso di tempo discreto, differenziale in tempo continuo sono due cose diverse. Va bene? Quindi questa è la prima cosa che osservo. In realtà vedremo che sono grandissime similitudini tra le due cose. Parto col tempo discreto perché? Perché così non ci sono particolari motivi, è semplicemente per non, come già vi ho detto,
per non farvi abituare all'idea che uno dei due domini sia più o meno, no, prioritario, gerarchico rispetto all'altro. Per cui io parto in maniera casuale all'inizio, poi sono sempre lo stesso, i lucidi non li cambio da questo punto di vista. Ok, e quindi dobbiamo trovare la soluzione. Il mio modello è lineare e stazionario. Come si trova la soluzione? Nel tempo discreto è banalmente una costruzione della soluzione, cioè posso anche dire una dimostrazione iterativa. Facciamolo insieme. Purtroppo è stazionario, potrei partire da zero come istante iniziale e avrei delle equazioni più compatte, però siccome ci serve per dimostrare una proprietà più tardi, devo calcolare la formula rispetto a un K0 generico. Non cambia niente concettualmente, semplicemente qualcosa in più. Ok, allora, che vuol dire iterativo? Conosco x in K0 e voglio calcolare x in K0 più 1. Beh, ci sostituisco questo e a x K0 più, devo conoscere ovviamente anche u in K0. Ok, x K0 più 2. A x K0 più 1 più b u K0 più 1 è uguale. U io lo devo conoscere perché è una sequenza nota, è l'ingresso. Guardate, nel tempo discreto parlo di sequenza, nel tempo continuo di segnale. No, è una sequenza. X K0 più 1 l'ho appena calcolato e quindi lo vado a sostituire. Per avere la formula che è scritta alla lavagna e che adesso ricopiamo, cosa dovrei fare? Molto semplicemente, K0 più 3 e poi se faccio K0 più 3 facilmente vedo che qui c'è A al cubo x in K0 più ho tre termini un po' meno evidenti. Se mi metto a giocare un po' con gli indici io scopro che posso facilmente scrivere che x in k è a alla k meno k con 0 che moltiplica x in k con 0 più questa sommatoria, l'avete mai vista in qualche materia? Se uso la parola convoluzione c'è qualcosa che vi ricorda? Forse in tempo. Quindi avete visto sia questa che quella tempo. Ok, allora la soluzione, un modello esplicito nello stato è x in k uguale a elevato alla k meno k con 0 per x k con 0 più la sommatoria per i che va da k con 0 a k meno 1 di a elevato alla k meno i meno 1 b u con i. Per quanto riguarda l'uscita devo semplicemente moltiplicare per c lo stato e fare più di u di k, ok? Quindi è scritta lì, non c'è bisogno. Quindi questo è il modello esplicito per quanto riguarda il tempo discreto. C'è qualcosa che posso osservare in questa equazione? Allora,
cosa posso osservare, lo vediamo dopo più chiaramente. A elevato alla k meno k con 0 per x in k con 0 più un qualcosa per u. Ok? Vabbè, la sommatoria. Condizione iniziale e ingresso sono separati. Mi sorprende questo. Perché siamo nell'ambito della linearità, ok? E noi possiamo separare l'esecuzione libera e forzata per il principio di sovrapposizione di effetti, lo vedremo fra pochi minuti. Adesso osserviamolo solamente. Condizioni iniziali sono qua. Ovviamente c'è il modello matematico, la A è il modello matematico, condizioni iniziali più una sommatoria strana, modello matematico, e sequenza di ingresso. Ok? Sono separati due. Nello stato e nell'uscita. Nel tempo continuo, guardate, io ho, la dimostrazione è leggermente diversa, ma i due passaggi che ho scritti solamente per far vedere che sono molto semplici, ma non vi chiedo di memorizzarli. Elevata da t meno t0 per x in t0 più integrale tra t0 e t di elevata a t meno tau b u di tau in d tau. Anche dal punto di vista della notazione si separa una prima parte in cui compare la condizione iniziale e una seconda parte in cui compare il forzamento ma non le condizioni iniziali. Questa è una matrice, io qui ho fatto la doppia lineetta, è chiaro che l'abbiamo vista quando abbiamo fatto i richiami matematici, l'esponenziale di matrice è una matrice, ok? E elevato ad A che moltiplica t meno t0. E questo è una convoluzione che avete già visto, questo strano, diciamo, integrale. La dimostrazione si, diciamo, ottiene facilmente integrando queste equazioni, moltiplicando a sinistra per elevato a meno a t, dopodiché sfrutto le proprietà dell'esponenziale di matrice che abbiamo già visto nei richiami, per cui osservo che e elevato a meno a t per x di t è la derivata rispetto al tempo, faccio opportunamente l'integrale e alla fine ho, diciamo, l'espressione cercata. Ce la risparmiamo, non è, diciamo, non è importante, sono passaggi abbastanza semplici. Cosa voglio sottolineare? Beh, voglio sottolineare che in entrambi i casi io posso scrivere sia l'evoluzione nello stato che l'evoluzione nell'uscita come la somma di due termini. E questi due termini sono, diciamo, talmente importanti che io li battezzo, in un caso la chiamo evoluzione libera e nell'altro evoluzione forzata. Cosa sono? Beh, l'evoluzione libera è ciò che si ottiene se io considero u di t identicamente uguale a 0 e x uguale a certe condizioni iniziali che mi interessano. Ok? E poi ho u di t uguale, lì come ho scritto, vabbè, ho scritto u di t, cioè quello che mi interessa con condizione iniziale uguale a 0. A ognuno di queste due diverse evoluzioni corrisponde, beh, nel primo caso corrisponde la cosiddetta evoluzione libera, nel secondo caso corrisponde la cosiddetta evoluzione forzata. Se io faccio la sommatoria
con pesi unitari delle due condizioni iniziali, che cosa ottengo? Guardate, è chiaro, una è 0, quindi se io faccio la sommatoria delle due condizioni iniziali ottengo la condizione iniziale che mi interessa, e la sommatoria dei due ingressi, sempre peso unitario, ottengo l'ingresso che mi interessa. Il principio di sovrapposizione degli effetti mi dice che alla sommatoria delle cause devono corrispondere, la dico in maniera così, la sommatoria degli effetti con gli stessi pesi, per cui significa pesi unitari, evoluzione libera più evoluzione forzata. E allora le posso studiare separatamente. Questo è possibile solo nella linearità, solo se soddisfatta l'ipotesi di linearità, e dipende dal modello, non sono io che decido, decide il modello. Se linearizzo è chiaro che sono io che mi metto in condizione di linearità, ma le linearizzazioni hanno validità locale, dove quel locale vuol dire piccoli spostamenti, e quel piccoli, beh, dipende. Va bene? Allora, dedichiamo un attimo, un secondo, a questa matrice che entra in gioco in entrambe le due situazioni. Allora, io qui ho detto che questo qua dà origine all'evoluzione libera e questo all'evoluzione forzata. Se scelgo come istante iniziale 0, l'evoluzione libera nel tempo continuo e nel tempo discreto è questa. Quindi l'evoluzione libera, estremamente semplice come dal punto di vista proprio della notazione, istante iniziale uguale a 0, per cui quale ho elevato a t menti 0, semplicemente a 0, e qua va elevato alla k meno k con 0. Quindi questa è una matrice n per n e questa qua è una matrice n per n, ok? Altrimenti, vabbè, ci sarebbe stato un errore più grave, non mi sarei trovato con le operazioni. Questa matrice è talmente importante che la chiamo, diciamo, gli do un nome, matrice di transizione dello stato. E questa matrice è quella che noi dobbiamo studiare per capire quali sono i modi naturali di evoluzione. Pensateci un attimo, se io non forzo il mio sistema e gli do certe condizioni iniziali, l'evoluzione, l'informazione sull'evoluzione è tutta all'interno di questa matrice. Il mio pendolo, se io, diciamo, gli do una piccola variazione e lui torna, oppure se fugge dalla posizione di equilibrio, questa informazione deve essere qua dentro, nella matrice di transizione dello stato. Bene? Ora, la matrice di transizione dello stato nel tempo continuo è elevata a t, nel tempo discreto a elevato alla k. Alcune proprietà sono, le ho riportate qui molto semplicemente perché ci servono ogni tanto per delle proprietà. Allora le ho messe tutte nello stesso punto, sono proprietà puramente matematiche, non hanno niente a che vedere, semplicemente proprietà delle matrici. Elevata a t per t uguale a 0 è uguale alla matrice identica, questo chi me lo dice? La definizione di esponenziale di matrice, che è la sommatoria di a elevato alla k, che k che va da 0 a più infinito, e quindi rimane solamente per t uguale a 0, rimane solamente il termine elevata alla 0, che è la matrice identità. Dopodiché qui abbiamo delle proprietà che sono anche formalmente analoghe a quelle degli esponenziali di scalari, quindi se io faccio il prodotto del, se faccio questo prodotto ottengo, posso fare la somma degli esponenti, non devo andare là, e qui c'è la proprietà di derivazione, in cui già vi ho detto l'altra volta. Perché è scritta due volte? La derivata rispetto al tempo di elevata da t
io scrivo che è uguale ad A per elevato a T, ma scrivo anche che elevato a T per A. Perché? Perché in questo momento vi sto dando un'informazione in più. Poiché il prodotto matriciale non è commutativo, scrivendolo due volte vi sto dicendo in questo caso lo è. Va bene? Potete metterlo a destra e a sinistra come volete voi là. Poi elevato a T, vabbè, è sempre invertibile, potrebbe essere utile, mentre nel tempo discreto non lo è, non è sempre, non è necessariamente sempre invertibile. Quindi i modi di evoluzione, diciamo, che sono secondo questa matrice. Sì, e noi dedicheremo del tempo a studiare i modi di evoluzione e quindi a capire come estrarre le informazioni dalla matrice dinamica. Va bene? Partiamo, lo facciamo in maniera incrementale, dedichiamo una lezione e mezza e poi dedichiamo anche una lezione a disegnarli, semplicemente disegnarli come funzioni analitiche, quindi facciamo un tuffo nel passato di analisi 1, va bene? Ok, la vogliamo calcolare in un caso proprio banale, diagonale, vediamo come si calcola in caso diagonale, la matrice di transizione dello stato. Allora, cominciamo col tempo, il tempo discreto. Allora, diagonale significa che la mia matrice, tutti gli elementi fuori diagonale sono zero, nulli. Sulla diagonale posso avere sia elementi nulli che generalmente sono diversi a zero. Non ho ipotesi sulla diagonale, ok? Devo calcolare A elevato alla K e vi chiedo voi di calcolare A al quadrato. Lo calcolate un attimo? Matrice per matrice, il risultato, l'elemento 1, 1 è il prodotto della riga 1 della prima matrice per la colonna 1, prodotto scalare, della colonna 1 della seconda matrice, va bene? La riga 1 è lambda con 1 e tutti zeri, la riga 2 è lambda con 1 e tutti zeri, io devo fare il prodotto elemento per elemento e sommarli tra loro, giusto se ci ricordiamo il prodotto scalare, per cui in questo caso ho lambda con 1 quadro, perché poi sono tutti 0. Quando vado a fare l'elemento 1, 2, la prima riga va a pescare la seconda colonna. Quindi lambda con 1 moltiplica 0, perché fa questo per questo, 0 moltiplica lambda con 2, e poi sono tutti 0. 0. Avete capito? Faccio questo giochino e ho questa cosa qua. A al cubo è dato da A quadro per A, ma A quadro è questo, lo moltiplico per A e scopro che A al cubo è la matrice diagonale in cui lambda con I elevato al cubo è l'elemento sulla diagonale. E a questo punto avrete capito che A elevato alla K è semplicemente quello. Questo era facile. Mi calcolate e elevata da t invece con i passaggi. Come
cominci a mettere una decina, vediamo che succede. Passaggi sì, con cui poi torniamo ad avere proprio quel diag di elevato, perché guardate, io qui ho al primo membro esponenziale di matrice uguale una matrice diagonale in cui gli elementi sulla diagonale sono gli esponenziali scalari, quelli lì che ci sono familiari fino ad ora. È semplicemente applicare la definizione, quindi non faccio nulla. Sommatoria. E ora ci viene in mente qualcosa? Scalare moltiplicato per una matrice. Che posso fare? Posso fare A alla K per T alla K. Quindi cominciamo a dire che io posso separarmi, sì.
uguale alla definizione di un esponenziale scalare, in qualche modo io vorrei che comparisse qua. Allora guardate un attimo, il t elevato alla k è uno scalare, questo rimane uno scalare, quindi io posso, cosa vuol dire moltiplicare una matrice con uno scalare? Vuol dire moltiplicare tutti gli elementi della matrice con uno scalare. Ok? Ma se moltiplicare vuol dire moltiplicare tutti gli elementi della matrice con uno scalare, anche dividere, perché è la stessa cosa. Ma allora il k fattoriale in realtà me lo posso portare sotto tutti quanti i termini e l'ho levato anche da qua. Posso portare dentro il segno di sommatoria. Pensiamo alla somma di due matrici. Sì, lo posso portare. Che altro devo fare? Finito. Questo qua è elevato lambda con n. Bene? Quindi ho finito. Quindi sono in grado di calcolare la matrice di transizione dello stato in due casi particolari. Cioè, in un caso particolare nei due domini, quando la matrice dinamica è diagonale. Ok? Questo primo risultato lo utilizzeremo poi per calcolare una matrice generica e le tecniche sono uno, un passaggio alla forma diagonale e capiremo che cosa significa nei domini trasformati, vediamo alla fine velocemente la formula spettrale, non la facciamo, e lo sviluppo di Sylvester lo facciamo perché ci semplifica un caso, quindi lo utilizziamo solamente per un caso. Noi essenzialmente vedremo con questo opportuno passaggio alla forma diagonale. Però non dimentichiamo che noi facciamo teoria dei sistemi, cioè a noi interessano i sistemi dinamici e siamo ingegneri, quindi devo un attimo capire prima di tutto che vuol dire passare alla forma diagonale. La matrice A, gli elementi della matrice A diversi da zero rappresentano delle interazioni dinamiche fra variabili. Se io ho tensioni e correnti che interagiscono fra di loro, nella matrice A avrò resistenze, capacità e induttanze che rappresentano anche quantitativamente quanto interagiscono fra di loro. Se io ho un sistema meccanico e ho, diciamo, una certa elemento diverso da zero, ci sono delle forze in gioco. Che vuol dire passare alla forma diagonale? Lo vedremo. Allora cominciamo a chiederci adesso, ma che vuol dire una forma diagonale? E basta. Vediamo un attimo. Guardate ragazzi, la forma diagonale è una cosa un po' strana, rimaniamo nella linearità per cui si può parlare di matrice dinamica, per cui gli elementi sulla diagonale sono gli autovalori, ma io se mi scrivo l'equazione differenziale, se A è diagonale, significa che io ho x punto con 1 uguale a lambda 1 x con 1, x punto con 2 uguale a lambda 1 x 2. Un po' strano questo, perché non è un sistema dinamico, sono n sistemi dinamici che non stanno proprio interagendo fra di loro. E allora che vuol dire avere un sistema in forma diagonale? Beh, è difficile che io me lo trovi già così il mio sistema dinamico. Questo è un artificio un po' matematico e lo posso ottenere facendo quella che vedremo domani, cioè una trasformazione di similitudine, cioè facendo una combinazione lineare degli elementi dello stato. Beh, la forma diagonale, quando io vado a scrivere il modello matematico, non mi capita quasi mai. Mi capita diagonale se io faccio l'equazione di un circuito elettrico su questa scrivania e il circuito elettrico sull'altra scrivania. Sono disaccoppiati, non interagiscono fra di loro. E questo lo vedo negli zeri della matrice dinamica e lo capiremo con l'analisi modale. La
La forma diagonale è un po' strana. Sembra apparentemente poco fisica, con poco significato fisico, invece poi vediamo che ce l'ha. Ok, però cominciamo a pensare che è un po' strano. Passare alla forma diagonale, capiremo che cosa significa. Allora, cosa abbiamo visto, diciamo adesso, e mi sa che interrompo, vabbè, tanto domani ci vediamo 4 ore, per i problemi che abbiamo da inizio lezione, per cui la parte finale, che però era una sciocchezza, la facciamo domani, è una sciocchezza in termini di tempo. Allora, che cosa abbiamo visto adesso? Abbiamo visto che noi siamo in grado di calcolare la soluzione dell'equazione differenziale per i sistemi lineari, o la soluzione dell'equazione di differenza per i sistemi lineari, e conosciamo, la possiamo scrivere. Perfetto. Capiamo che c'è una certa ruolo predominante, se volete, un contenuto informativo importante, da parte di una certa matrice che si chiama matrice transizione dello stato. Questa matrice A alla K o elevato ad AT, ho esigenza di calcolarla, di conoscerla, di capire, diciamo, le sue proprietà. E oggi abbiamo visto il caso diagonale, che è, diciamo, banale, va bene? Vedremo il caso i generici da domani, che domani noi ci vediamo alle 11, va bene? Domande su quello che abbiamo visto? Ok, allora ci vediamo domani.